il protocollo che è stato fatto per, diciamo per le società di Serie A è in sostanza un protocollo talmente rigido che, a mio avviso, io lo sto ripetendo da parecchie domeniche, anche la metà delle squadre di Serie B avrebbe veramente problemi a rispettare un protocollo del genere. Quindi questo significa bloccare, fermare completamente ogni tipo di sport agonistico. Ma guarda, direttore, fin quando si parla di Serie A posso anche capire, ma facciamo l'esempio della Serie D, l'esempio della mia squadra, il Vasto Girardi. Domenica, tra 3 domeniche devo andare a giocare, io l'ultima partita, l'ultima trasferta che avrei dovuto fare era Cattolica. Allora, ho 20 giocatori più lo staff, quindi 30 persone che si muovono col pullman dal sabato. Il sabato non potrei partire perché gli hotel sono tutti chiusi ancora. Viaggiare su un pullman di 56 posti, a stento ce la facciamo a garantire gli spazi necessari. E poi i vari ristoranti. Una squadra mangia chi alle 11, chi a mezzogiorno, chi all'una, o distanti 2 metri, 3 metri, 4 metri. Diciamo, questa è una questione logistica. Se poi vediamo gli allenamenti, cioè tutti conosciamo le nostre strutture di serie D, di serie C, cioè come facciamo ad iniziare a garantire ai nostri atleti che è tutto a posto? Si parla del 30% che rischia di non partecipare più ai campionati. Guarda, proprio ieri sulla mia pagina personale ho fatto un post che andava su questa direzione, dove parlavo di un comparto che è sull'orlo della bancarotta, ma nessuno vede. Partiamo dalle nostre società, da quelle vicine a noi, dal nostro Molise. Il nostro Molise è fatto di tanti piccoli paesini dove le squadre di calcio sono il diversivo della domenica e dove lo sponsor principale sono il bar del paese, l'alimentari che fornisce le borse ai calciatori, il bar che fornisce le tute, e una raccolta fondi tra i cittadini per fare l'iscrizione. Se ci sono attività che stanno morendo, attività commerciali, sarà sempre più difficile per i presidenti, per le società, cercare degli sponsor, dei piccoli sponsor per ripartire. Allora, la soluzione, io concordo con Sibilia, però sono sempre dell'avviso che c'è sempre un'ancora di salvezza e da qui dobbiamo ripartire. Tutti quanti, iniziando un'opera di ridimensionamento di quello che è stato il calcio minore fino ad oggi. Iniziamo con tagliare una serie di costi. Giustamente i calciatori devono capire che fare il calciatore in eccellenza in Serie D non potrà essere più una professione, dovrà essere un doppio lavoro, diciamo, e si devono accontentare di rimborsi, non possono fare i calciatori professionistici, perché saranno poche le società che potranno garantire gli stipendi a certi giocatori. Ritengono professionisti anche i giocatori di Serie D. Tu in qualche maniera già l'hai detto, ma voglio chiederti che ne pensi, voglio dire, di una riforma proprio in questo senso, perché io so che se ne sta parlando a livello di Consiglio federale della Lega Nazionale Dilettanti. Ma si deve ripartire da questo. La riforma in questo momento deve essere il primo obiettivo della Lega Nazionale Dilettanti, del compartimento Serie C, perché altrimenti la moria delle squadre sarà anche superiore al 30%. Se ci sarà una riforma, allora si può andare tutti verso l'obiettivo, che è quello là di continuare a fare calcio in tutti i centri d'Italia, ma lasciare il professionismo solo a Serie A e Serie B, perché lì girano i soldi. Da noi, se riusciamo a finire la stagione senza debiti, ogni anno siamo più che orgogliosi.